Edes Software è lieta di presentare ECS, la nuova estensione di PCM che consente la modellazione, l'analisi e la verifica degli elementi costruttivi storici e monumentali. Io sono l'ingegner Francioso e in questo video vi illustrerò gli aspetti fondamentali di questa estensione. Abbiamo già visto come sia possibile definire un'apertura d'arco all'interno di un muro. ECS introduce importanti novità riguardo la modellazione strutturale. Oltre alla modellazione ad asta, per la quale è previsto l'inserimento di un'asta rettilinea con una sezione rettangolare equivalente, sono disponibili la modellazione blocchi e la modellazione blocchi aggiunti. Entrambe prevedono la discretizzazione dell'arco in un set di blocchi, cioè aste ad asse curvilineo. La modellazione blocchi aggiunti prevede l'inserimento nell'arco, alle interfacce tra un blocco e l'altro, di quattro aste che rappresentano il giunto di malta. A breve vedremo in dettaglio questo tipo di modellazione. Prima vi voglio parlare però dell'oggetto arco. È infatti ora possibile definire un arco non più solo come un'apertura all'interno di un muro, ma come un oggetto architettonico indipendente che può impostarsi per esempio su delle colonne. Per migliorare l'aderenza dei modelli alla realtà sono state introdotte le sezioni generiche, che vengono definite a partire da un profilo personalizzato e possono essere assegnate a colonne e travi. Gli elementi architettonici verticali hanno una modifica molto importante che riguarda la possibilità di discretizzarli in conci. Una modellazione di questo tipo prevede la possibilità di condurre una verifica su un controllo geometrico della posizione della curva delle pressioni. Bene, queste e altre novità verranno presentate in una serie di video che illustreranno in dettaglio ogni funzionalità, così come anche la possibilità di modellare le volte a botte o le volte a crociera usando gli oggetti arco. Ora però vogliamo concentrare la nostra attenzione sull'oggetto arco semplice e approfondire la modellazione blocchi aggiunti. In questo nuovo progetto inseriamo un arco. Definiamo il punto iniziale nelle coordinate 0, 0 e definiamo il punto finale in modo da avere una luce pari a 5 metri. Il disegno 2D dell'arco prevede alle zone iniziali e finali due aree tratteggiate che rappresentano l'impronta in pianta delle imposte. Ora selezioniamo l'arco e andiamo a cambiarne le proprietà nella property grid. Lasciamo un'altezza di imposta pari a 0 e definiamo una freccia di 2,5 metri in modo da avere un arco a tutto sesto. Definiamo uno spessore di 0,4 metri e una profondità di 1 metro. Decidiamo di utilizzare la modellazione blocchi aggiunti. Notiamo che il materiale di default impostato è proprio il materiale blocchi aggiunti. Questa è una nuova tipologia di materiali che prevede la disponibilità delle caratteristiche meccaniche sia per i blocchi che per i giunti. È possibile cambiare queste caratteristiche e definire nuovi materiali di questo tipo. Abbiamo a disposizione la lunghezza dei blocchi per modificare la discretizzazione in blocchi. Andiamo a definire per esempio una lunghezza di 0,8 metri. Notiamo che qualsiasi sia il valore inserito, sarà sempre fatto in modo da avere un blocco in chiave. Abbiamo anche a disposizione la proprietà spessore giunti per definire lo spessore del giunto di malta. In questo caso impostiamo 20 mm. Nel gruppo rinfianco è possibile stabilire se l'arco avrà un orizzontamento oppure no. Decidiamo di sì, andiamo a definire una profondità di 1 metro e qualora volessimo inclinare il profilo superiore dell'orizzontamento, potremmo agire sulle proprietà del tac iniziale e del tac finale che rappresentano lo scostamento rispetto all'altezza del piano. Bene, possiamo quindi procedere con la creazione del modello strutturale. Bene, la prima cosa che notiamo nel modello strutturale è che l'arco è stato discretizzato con delle aste ad asse curvilineo che rappresentano proprio i blocchi dell'arco. Una differenza rispetto ai blocchi che avevamo nel modello architettonico è che nel modello strutturale ogni blocco è stato diviso in due parti. Questo è stato fatto in modo da avere un nodo intermedio in cui confluiscano
sia il peso proprio del blocco come carico concentrato, sia i link rigidi che collegano l'orizzontamento all'arco in modo da trasferirne i carichi. Ora concentriamoci sull'interfaccia tra i due blocchi. Notiamo la presenza di aste ai quattro vertici dell'interfaccia. La visualizzazione solida ci permette di capire meglio la posizione di queste aste. Sono delle aste con vincolo iniziale incastro cerniera che hanno il compito di trasferire sforzo normale e momento da un blocco all'altro e sono collegate agli estremi del blocco tramite dei link rigidi diagonali. Ritorniamo alla visualizzazione superfici e prima di procedere con l'analisi dobbiamo ricordarci di bloccare con un incastro i due nodi alla base dell'arco, quindi li selezioniamo e scegliamo vincolo incastro e li posizioniamo a livello 0 e poi trattandosi di un esempio molto semplice dobbiamo andare a bloccare la traslazione X per questo primo nodo dell'orizzontamento in modo da eliminare la labilità. Bene, fatto questo andiamo a selezionare i livelli ed eliminare la rigidezza in modo da non avere un nodo master e possiamo quindi procedere con le analisi. I risultati dell'analisi modale ci dicono che il modo fondamentale della struttura ha un periodo di 0,068 secondi e una massa partecipante del 91,3%. Per questa struttura abbiamo condotto anche un'analisi statica non sismica e un'analisi statica non lineare. Per quanto riguarda la statica non sismica, possiamo apprezzare la posizione della curva delle pressioni e notare che nelle due interfacce adiacenti al blocco in chiave la curva fuoriesce leggermente. In una situazione in cui la resistenza a trazione dei giunti è nulla, come in questo caso, questo porta ad una crisi per i giunti all'intradosso. Infatti, dalla visualizzazione degli spostamenti notiamo che i giunti in intradosso sono di colore rosso, questo vuol dire che sono in una situazione di trazione eccessiva. Per quanto riguarda invece l'analisi statica non lineare, abbiamo condotto le analisi per le distribuzioni B ed E nella direzione più X. Questa volta, al passo 0 dell'analisi pushover, notiamo che la curva delle pressioni è rientrata ed è proprio coincidente con l'estradosso nelle due interfacce adiacenti al blocco in chiave. Questo avviene perché nella fase 0 dell'analisi pushover abbiamo a disposizione un'analisi iterativa di gravità che cerca di trovare una soluzione equilibrata per l'arco. In questo caso la situazione è stata trovata e quindi l'analisi ha poi proseguito con un incremento incrementale del taglio. Quindi abbiamo raggiunto una forza massima pari a 54 kN con uno spostamento di 0,72 mm all'ultimo passo della pushover. Gli spostamenti evidenziano quale sia il meccanismo di collasso dell'arco, con la formazione di cerniere all'imposta destra e poi all'estradosso, all'intradosso e di nuovo all'estradosso. Questo per la curva B. È una situazione molto simile anche per la curva E, con un valore leggermente differente della forza massima. Con i risultati dell'analisi pushover è possibile risalire a quale sia il meccanismo di collasso e quindi anche il moltiplicatore di collasso della struttura. Quindi andiamo nel report e alla voce verifiche di sicurezza. Per la distribuzione B e per lo stato limite di salvaguardia della vita abbiamo a disposizione la massa sismica totale in chilogrammi, quindi abbiamo 48.588 kg e il moltiplicatore di collasso, che è la forza massima fratto il peso totale, pari a 0,113. Abbiamo a disposizione
la scheda cinematismi per definire un cinematismo generico nel quale sia possibile inserire questi valori di moltiplicatore e massa sismica. Andiamo quindi a definire un nuovo cinematismo, il cinematismo generico. Definiamo la direzione dell'azione sismica e quali siano i corpi partecipanti al meccanismo, in questo caso tutta la struttura. Per questo particolare cinematismo, a parte le proprietà comuni che si possono impostare per ogni cinematismo, sono a disposizione ed editabili anche i valori del moltiplicatore di collasso, che impostiamo quindi pari a 0.113, e della massa sismica, pari a 48.588. In questo modo abbiamo definito un cinematismo basandoci sui risultati dell'analisi pushover. Grazie per l'attenzione.